Siamo in provincia di L'Aquila, è qui che sorge Monte Reale, borgo ricco di storia e immerso in una splendida natura. Nonostante lo spopolamento in atto, c'è chi ha deciso di restare e concretizzare il sogno di una vita, la residenza di campagna Casale Virginia, realizzata grazie ad un progetto finanziato con i fondi europei. Sono Liliana Tudini, insieme a mio fratello Sergio, proprietari di questo luogo che ci ospita e che è il Casale Virginia. Casale Virginia è una casa country con 11 stanze, può ospitare fino a un massimo di 20 persone. Ci troviamo su un colle a 1000 metri di altezza, immersi nella campagna, dove da una parte possiamo vedere la vetta del Gran Sasso e dall'altra la vetta del Monte Terminillo. Sono venuta a conoscenza di questa possibilità dell'Unione Europea tramite un'informazione di un nostro amico che poi è il nostro commercialista. Saputa di questa possibilità, abbiamo iniziato la procedura per poter aderire al progetto. Non ci sono stati particolari complicazioni durante questo iter, ma comunque, non essendo assolutamente io la persona giusta per poter fare queste cose, mi sono avvalsa della collaborazione del nostro, appunto, commercialista e il nostro avvocato. Prima della ristrutturazione, il casale è stato per circa 20 anni in uno stato di completo abbandono. Oggi ci troviamo nel ristorante del Casale Virginia, che è frutto di una ristrutturazione importante che ha tenuto conto di tutte le più importanti tecnologie, dalla domotica all'impianto solare termico all'impianto fotovoltaico, e un sistema di coibentazione per tutto l'edificio. Al piano terra, oltre al ristorante, c'è una sala TV, una reception e un appartamento per diversamente abili. L'intervento Casale Virginia è stato realizzato avvalendosi del finanziamento POR Competitività Regionale Occupazione FESR Abruzzo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, asse 6, attività 1.3.A, che prevede il sostegno alla coesione sociale nell'area del cratere strutture turistiche. L'investimento complessivo è stato di 420.000 euro circa, di cui 200.000 finanziati dal FESR Abruzzo. Il progetto ha previsto la trasformazione di un casale residenziale in residenza di campagna con 20 posti letto, ristorante e verde attrezzato. Rappresenta un ottimo esempio di ristrutturazione e consolidamento di un vecchio edificio che, pur essendo localizzato a soli 3 km dall'epicentro dell'ultimo sisma del 18 gennaio 2017, non ha riportato danni ed è perfettamente operativo. Per la conduzione del Casale Virginia, oltre alla nostra famiglia, ci avverremo di personale specializzato. Dunque, se c'è posto per me, può esserci anche per te.